Innanzitutto grazie, grazie di essere qui. Voglio condividere con voi un momento importante. Oggi, questa sera, hanno vinto i cittadini di Roma, i romani. Voglio ringraziare tutti i romani che mi hanno affidato questo compito importante che porterò avanti per i prossimi 5 anni. Voglio ringraziare tutti i candidati che in questi mesi hanno lavorato tanto su tutta Roma. Opla. Voglio ringraziare anche tutti gli eletti che nei prossimi anni lavoreranno con me all'interno delle istituzioni. Mi sento di dire che questo è un momento storico fondamentale, segna una svolta. Per la prima volta Roma ha un sindaco donna. E in un momento nel quale le pari opportunità sono solo una chimera, questo cambiamento è fondamentale. Noi lo dobbiamo al Movimento 5 Stelle, a Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, che hanno avuto la lungimiranza di portare avanti un progetto importante. E oggi siamo qui a testimoniarlo. Sarò il sindaco di tutti i romani, anche di quelli che non mi hanno votato, perché è questo quello che deve fare un sindaco. Lavoreremo per riportare la legalità e la trasparenza all'interno delle istituzioni, che dopo oltre 20 anni di malgoverno e dopo Mafia Capitale non le avevano più, non vedevano più questi principi, questi criteri a guidare l'amministrazione. Noi li riporteremo come centrali per le scelte politiche. Con noi si apre una nuova era. Voglio mettere un punto oggi qui su tutti questi toni aspri che hanno contraddistinto la campagna elettorale, sui vili attacchi che ho ricevuto da altre forze politiche. Voglio mettere un punto. Si riparte. Da domani io mi auguro che tutte le forze politiche abbiano il buon senso di voler aprire un dialogo onesto sui problemi e le soluzioni di Roma. Mi auguro che abbiano il buon senso di rimettere al centro delle scelte politiche gli interessi dei romani. Questo è l'obiettivo che mi sono prefissa. È venuto il tempo di lavorare. I problemi sono tanti, li conoscete, ve ne abbiamo parlato e continueremo a farlo. Io sono pronta a governare. Grazie.